Buonasera amici sportivi, buon pomeriggio per questa tavola rotonda dal nome che dice tutto, Napoli e il Napoli. Buon pomeriggio da Massimo D'Alessandro, che ha il privilegio di condurre l'inizio di questo incontro tra un po' di amici che abbiamo radunato qui nello studio 1 di Radio Marte, e li vado immediatamente a presentare, cominciando in ordine assolutamente sparso dalla mia sinistra, da Maurizio Marinella. Buon pomeriggio. Ciao, Marinella, ciao, che non ha bisogno di particolari presentazioni. Ciao. Grazie. Maurizio, e ben trovato. Accanto a lui c'è il presidente dell'Unione Industriale di Napoli, Paolo Graziano. Presidente, buonasera, grazie a lei per essere venuto. C'è anche l'ex questore vicario di Napoli, Gianni Fiorentino. Dottor Fiorentino, buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. E poi qui in studio possiamo definirli due amici di Napoli e dei napoletani. Il direttore Italo Cucci e il nostro opinionista, editorialista Rai, Ivan Zazzaroni. Ben trovati entrambi. Buongiorno, ciao a tutti. Al telefono, in diretta da Los Angeles, dagli Stati Uniti, c'è il presidente Aurelio De Laurentiis. Presidente, buonasera, buongiorno per lei. Buonasera a tutti quanti. Io devo ringraziare Radio Marte, lei Sarnataro, Vittorio Raio, Paolo Serretiello, per aver ospitato questa tavola rotonda su Napoli e sul Napoli. Saluto Italo Cucci, Ivan Zazzaroni e il dottor Marinella, il dottor Fiorentino e il dottor Paolo Graziano, che sono in studio. Credo che oggi potremo parlare in maniera tranquilla e distesa di Napoli in senso generale, perché Napoli è una realtà importante, molto spesso dimenticata come patrimonio proprio della nazione, e del Napoli, che è una squadra che ha ritirato su la testa. Presidente, io la ringrazio per questa introduzione. Innanzitutto, tempi brevissimi, questo vale per tutti, dobbiamo così obbligatoriamente dare un po' di fretta a tutti gli ospiti, nel senso che dobbiamo avere tutti tempi radiofonici. D'altro canto siamo nell'era di Twitter, no? Ivan è anche un maestro, ma anche il presidente Laurentiis, che ha tantissimi followers, quindi tutti molto rapidi nelle domande e nelle risposte. I temi già li hanno. Salutiamo i followers, sono tanti. I temi di questa tavola rotonda Napoli e Napoli li ha anticipati già il presidente Aurelio De Laurentiis, però c'è una scheda introduttiva che ha preparato il nostro responsabile della redazione sportiva di Radio Marte, Vittorio Raio. Napoli e il Napoli. Napoli è una città che ha una storia straordinaria per cultura, civiltà, tradizione, avendo avuto e avendo tantissime eccellenze in tanti settori della vita quotidiana. Dal 1926 è anche mamma del Napoli. Con il suo affetto e il suo sostegno ha sempre accompagnato gli azzurri nei momenti felici e nei giorni tristi. Dagli scudetti e i trionfi in Europa, alle retrocessioni, al fallimento, alle gare in C, da perfetta mamma non ha mai abbandonato il figlio. Il Napoli, come tutti i figli, ha fatto gioire e soffrire mamma Napoli, ma come spesso accade, da qualche anno è prezioso esempio per la città che vive un periodo ricco di problemi: disoccupazione, criminalità, sanità, trasporti, buche sulle strade, Stadio San Paolo, vivibilità in generale. Con Napoli che prova a risalire la china della classifica del Sole 24 Ore, grazie all'impegno di chi la governa, il Napoli funge da motore trainante. Il Napoli ha dimostrato che le chine, per quanto ardue, possono essere risalite se hai risorse naturali, se ci sono forza, volontà, spirito di gruppo e di sacrificio. I numeri depongono a favore del club di De Laurentiis, squadra tra le big del calcio europeo, società virtuosa per conduzione, modello per fair play finanziario, brand in costante ascesa. Napoli e il Napoli, ad entrambi il nostro augurio sincero, con la speranza che da questa tavola rotonda, cui partecipano uomini di alto spessore umano e professionale, possano emergere consigli per un futuro sempre migliore per tutti. Marte Sport Live. Molto bella davvero la scheda di Vittorio Raio, che ci introduce perfettamente nell'argomento. Vedo subito Ivan Zazzaroni
pronto vorrei, a chiusare. Innanzitutto che quanto, no, parlate Vittorio, voi, perché io ho dei temi molto semplici, molto diretti, che sono quelli magari più della gente, no? Dei tifosi. Quindi preferirei far partire gli altri. Io andrò sullo stadio, sul mercato, cose banalissime, se vogliamo, molto elementari, che però credo che interessano tantissimo agli ascoltatori di Radio Marte e ai tifosi. E allora andrei da Maurizio Marinella, che lui ha deciso, no, da molto tempo, e celebra una tua frase, Maurizio, no, di restare in questa città. Il famoso Fuit Vin di De Filippi non ti appartiene. No, assolutamente. Io quando mio nonno morì, mio padre mi chiamò in disparte e mi disse: Maurizio, cerchiamo di dimostrare che si possono fare delle cose importanti partendo da Napoli, ma principalmente restando a Napoli. Quindi io l'ho fatto con grande impegno. L'anno prossimo festeggiamo 100 anni e credetemi che festeggiare 100 anni a Napoli è veramente molto impegnativo. Mazzarri non c'è riuscito. ci arriviamo tra poco su Mazzarri, però andrei dal presidente dell'Unione Industriali Graziano, così per una prima considerazione sulle difficoltà in cui versa la nostra città sotto molti punti di vista, non nel calcio evidentemente. Ma il calcio, lei è grande tifoso, può testimoniarlo direttamente. Io il calcio credo che debba essere preso un poco d'esempio. Mi auguro che questa trasmissione diventi un appuntamento, anzi secondo me dovreste farlo, anziché con una congiunzione Napoli e il Napoli, dovreste metterci un verbo: Napoli è il Napoli. Perché se Napoli potesse seguire la scia del calcio Napoli, partire dalla Serie C come siamo noi, o anche dall'ultima divisione, e arrivare in Europa, credo che sia l'augurio più bello che possiamo fare alla nostra città, con lo sforzo che quotidianamente tutti cerchiamo di farlo. Perché ovviamente Napoli, l'amico Marinella e tanti altri imprenditori che lavorano in silenzio cercano di portare l'immagine di Napoli nel mondo con successo, e credetemi che ce ne sono tanti. È chiaro che la bella notizia passa molto meno di quella brutta, però ci sono anche bellissime storie di imprenditori di successo. Ecco, il questore fiorentino Vittorio Raio nella sua scheda citava la classifica del Sole 24 Ore, che impietosamente ha posto questa appunto del 2013, Napoli sul penultimo gradino della graduatoria delle province italiane per la vivibilità. Nel calcio invece l'esatto contrario, Napoli secondo quest'anno in Serie A. Innanzitutto voglio ringraziare Vittorio Raio per l'invito. Poi mi sembra l'augurio del presidente Graziano che la squadra del Napoli faccia da traino. È un po' come Marinella, anche io sono venuto a Napoli, Maurizio, quando c'era quella terribile guerra di Camorra, e ho assistito poi la città in tutti i miei 28 anni di attività. La città è cambiata, ma il tema della sicurezza è un tema fondamentale per la città, e io faccio un solo appello a tutti, e credo che questo è un messaggio che debba passare: la sicurezza non ha bandiere. Sposiamo la sicurezza come precondizione per ogni rilancio della città, dell'imprenditoria e della squadra, anche se devo dire che in questi ultimi anni i tifosi si sono comportati bene. Presidente De Laurentiis, lei ha fatto della modernità il suo marchio distintivo, il suo avvento nel mondo del calcio è stato, possiamo dirlo, no? È vero che noi siamo di parte, però è stata francamente una coinvolgente cavalcata verso il futuro dello sport, e perché no anche dello sport del calcio legato al business. Sì, io francamente quando sono arrivato nel mondo del calcio non conoscevo nulla del gioco. Poi per quanto riguarda invece il mondo dell'impresa, ero ormai 40 anni che cavalcavo con grande divertimento e grande concentrazione lo stesso mondo dell'impresa. Avevo tra l'altro per 5 mandati, quindi 10 anni, vestito il ruolo di presidente dei produttori di audiovisivo mondiali, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Sud America all'Europa, la Cina, e francamente avevo
così trovato una grande facilità arrivando a Napoli, arrivando nel mondo del calcio, a vedere, a essere, come dicevano gli altri, un visionario, solo che poi si è verificato che questo visionario non era tanto un visionario folle, ma era un visionario che vedeva giusto, perché già il secondo anno scoppiò Calciopoli e io non mi dimenticherò mai quando andai dalle istituzioni dell'epoca a dire: guardate che secondo me queste cose non funzionano per questo motivo, questo motivo, questo motivo, e mi fu risposto: ma lo dice lei? E allora capii che nel mondo del calcio c'erano determinate regole, determinati poteri forti, che per me sono deboli, ma considerati tali, per cui non si poteva parlare democraticamente con libertà. Ma questo è un po' il problema tutto italiano, no? Perché noi italiani ci creiamo i poteri forti da soli per poter credere alle stupidaggini che poi mettiamo in essere. Dobbiamo giustificare il nostro essere lì su quella poltrona senza avere la dovuta competenza, la dovuta cultura, o perlomeno avendo una cultura purtroppo del passato e mai prospettica del futuro. Ecco, in questo io sono completamente diviso dal mondo della politica, dal mondo che fino ad oggi non ci ha regalato nulla, soltanto un gran caos e un gran dissesto finanziario economico, laddove l'Italia doveva essere maestra di costumi, di insegnare, perché io quando andavo in America negli anni 70 dicevo: mamma mia quanto stiamo avanti noi, ma noi chi? Noi chi? Noi forse che facevamo impresa. Poi, perché gli imprenditori purtroppo hanno bisogno dei politici, perché altrimenti con la burocrazia, che è la malattia più grande che ha avuto questo nostro paese, non vai avanti, e allora ognuno tira l'acqua al proprio mulino, così senza fare quel network di virtuosismo che avrebbe potuto tanto far bene all'Italia come paese. Direttore Cucci, quanti anni è che va e viene da Napoli per impegni professionali e non, chiaramente? Dal 1966, allenatore Beppone Chiappella. Sono venuto le prime volte per lui, che era un amico, che aveva lasciato la Fiorentina a Pesaola e gli dava buoni consigli per Esposito e altri, e Pesaola si vinse lo scudetto. E da allora sono sempre venuto, poi in maniera molto più intensa durante la stagione di Maradona, ovviamente. Ma non ho mai mollato. La stagione De Laurentiis me la sono fatta dalla Serie C, non sono arrivato qua a raccogliere le castagne quando erano già pronte sul piatto. E devo dire una cosa, Presidente, ti saluto intanto con molto affetto e con molta simpatia. Voglio dire che voi tutti napoletani, quando parlate del Napoli, inevitabilmente cadete in qualche vena amara. Io ho la felicità, forse perché non sono napoletano, ma ormai mi sento acquisito, che quando vengo a Napoli a parlare di calcio è uno dei pochi luoghi dove il calcio è bello, il calcio è divertente, il calcio fa discutere senza offendersi, il calcio è una costruzione. Ho dedicato a De Laurentiis l'ultimo mio pezzo per il Roma, intitolandolo praticamente nelle prime righe Napoli Mon Amour, perché da quello che io temevo potesse essere un arido accostarsi al calcio business, ho visto che poi alla fine De Laurentiis ci ha messo moltissimo amore. E la scelta di un grande allenatore di fama toglie a tutti il dovere di chiedere dove vuole arrivare il Napoli. Lo ha già detto prendendo Benitez. Sei d'accordo? Beh, io ti ringrazio, sei molto affettuoso. Io lo stesso affetto ho nei tuoi confronti, ti leggo sempre con grande così interesse, perché poi sai gestire la parola scritta in maniera che possa essere quasi visibile la parola che la esprime. Quindi il tuo viso così pieno di esperienza, ma anche di grande così simpatia, mai, non sei mai uno che vuol dettare le regole, non sei mai così antipaticamente maestro, no? Quindi voglio dire, tu metti a disposizione degli altri attraverso la tua penna la tua esperienza. Quindi io ti ringrazio delle parole che hai detto. Benitez è stata una scelta
Aspetti, Presidente, devo entrare in tegel scivolato, perché abbiamo la pubblicità. Abbiamo la pubblicità, riprende tra pochi minuti. Ecco, la tavola rotonda Napoli e Napoli.